Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi la mia top 11 per la giornata numero 21 al Fantacalcio. Se non conosci il format, oggi si fa una formazione di consigliati. Un semplice 3-4-3 con una riserva per ruolo, evitando i grandi nomi, evitando quindi i grandi top di reparto. Perché consigliare un Immobile o un Osimhen non ci vuole assolutamente nulla. Prima di iniziare lasciamo un bel like, che ricordo come sempre il like alla top 11 allontana via la sfortuna dal nostro Fantacalcio. Se non siete iscritti mi raccomando iscrizione, iscrivetevi tutti, è gratuita ed è fondamentale per non perdersi tutti i contenuti che escono su questo canale a tema Fantacalcio. Vi invito poi anche a scaricare l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio e anche sul Fantacalcio. In particolare utilissima la possibilità di inserire i nostri giocatori del Fanta nella lista dei preferiti e l'app ci invia le notifiche per i giocatori del Fantacalcio. Trovate il link per scaricare questa fantastica app gratuitamente in descrizione. Detto questo ragazzi, partiamo con la nostra top 11. Abbiamo detto quindi i giocatori consigliati in totale sono 15, presi tra certezze e scommesse. Andiamo con ordine, si parte dalla porta. Il portiere titolare per questa 21esima giornata è Dri Gregorio, portiere del Monza che affronta la Sampdoria, che è il peggior attacco del nostro campionato. E questo è un bello e grande biglietto da visita. Quindi il portiere del Monza può ben figurare, nonostante la Samp appunto vada alla ricerca di punti per la salvezza. Il Monza comunque non sta giocando affatto male, sta facendo un ottimo campionato e può essere comunque protagonista il portiere Di Gregorio di un'ottima prestazione. Altra ottima prestazione la può fare il secondo portiere, che è Falcone. La partita è Cremonese contro Lecce, si gioca a Cremona, partita che sulla carta per me non è una partita facile, perché la Cremonese è una squadra che lotta, non è un facile avversario, però Falcone di base è un'ottima scelta, non dovrebbe Lecce subire tantissimo, in più è un profilo da modificatore di difesa. Andiamo ora alla difesa. Il primo nome è Udogi, un top forse un po' mancato di questo anno, visto che non segna veramente da tanto. L'Udinese affronta il Torino, si gioca a Torino, partita non facilissima, però Udogi può ben figurare. Secondo nome è Biraghi, il capitano della Fiorentina affronterà il Bologna. Lui può figurare, non dovrebbe andare in estrema difficoltà in questa gara, per cui può fare il suo e magari ci potrebbe regalare anche qualche sioia da bonus, visto che calcia le punizioni e i corner. Chiudiamo con un ormai top, Carlos Augusto, anche per lui, quindi protagonista di Monza contro Samp. Non c'è veramente tantissimo da dire per un giocatore che sta facendo così bene, va sicuramente schierato una partita del genere. In panchina ci mettiamo Mancini, il difensore centrale della Roma non dovrebbe soffrire tantissimo contro l'Empoli. In più la Roma deve anche rialzare la china, rialzare la testa, è il passo numero uno per tornare alla vittoria, sicuramente subire meno gol possibili. E questa è una delle motivazioni che quindi ci spingono anche a schierare il buon Mancini. Andiamo ora a centrocampo, vi confermo dalla scorsa top 11 Vlasic, che è stato il flop, l'unico flop diciamo della scorsa top 11, l'unico giocatore che ci ha preso il 5, e aggiungiamoci che non segna da parecchio, è da tanto ormai che non timbra il cartellino. È comunque un giocatore sempre nel vivo del gioco del Toro, e occhio perché ora con la partenza di Lukic può essere il rigorista principale della squadra. Secondo nome è un big per il nostro centrocampo ed è Pellegrini. Facciamo attenzione, la statistica è interessante perché storicamente il trequartista della Roma segna contro l'Empoli. È toccato all'andata Paolo Dybala, che giocava come trequartista, ma anche lo scorso anno ad esempio a Nicolò Zaniolo. Ovviamente poi vi vado a mettere dei giocatori anche per il derby di Milano. Metto prima una Calhanoglu, che forse può essere un nome un po' più scontato perché si tratta di un ex, ci tiene particolarmente a questa gara. Il secondo invece è una scommessa pura, parlo di Pobega. Il Milan dovrebbe giocare con un 4-3-3, quindi si cambia modulo, si parla di Pobega titolare come mezzala nel suo ruolo e può ben figurare, quindi scommessa pura per chi lo ha, Pobega. Poi in panchina ci metto Juricic, leader tecnico di questa Samp, Samp che deve muoversi, deve darsi una svegliata in chiave salvezza, può ben fare, qualche giornata fa lo avevamo anche consigliato in top 11 e poi ci ha tradito davanti al portiere in un gol praticamente già fatto, vediamo se questa volta riesce a confermare le mie attese. Poi iniziamo ad andare all'attacco, dove il primo nome è Gabbiadini, quindi stesso più o meno concetto di Juricic. Inoltre i gol di Manolo fino ad ora sono mancati e contro il Monza potrebbe tornare a segnare.
Secondo nome è Luka Jovic, che affronta il Bologna. Un po' un nome a sorpresa, magari per tanti di voi che state perdendo la fiducia in Luka Jovic, però il gol in Coppa magari è riuscito a dargli nuova linfa vitale, riesce a valorizzarsi e riesce a segnare anche in campionato, lui che è stato fino ad ora un bomber di Coppa. Chiudiamo il tridente con Andrea Petagna, altro giocatore quindi di Monza contro Samp, una partita nella quale quindi ho messo tanti giocatori. Andrea Petagna può far bene, anche perché, vi devo dire la verità, con l'assenza sempre più probabile di Colley e il rimpiazzo di Gunther, non vedo la difesa della Samp più solida di prima, anzi la vedo anche peggiorata, per cui uno come Petagna può far la differenza in questo momento nel Monza contro la Sampdoria. Chiudiamo con l'ultimo nome, è De Serres, giocatore on fire in Coppa Italia contro la Roma, anche rigorista della squadra, quindi dovrebbe essere lui il rigorista in campo a fronte al Lecce in una partita che, come detto quando ho parlato di Falcone, non è una partita facile. La Cremonese può ben figurare, può far bene, e quindi io De Serres proverei anche a lanciarlo per questo turno. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciamo un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.